Krishna, buonasera a tutti. Siamo molto, molto felici di avere qui con noi Sua Santità Nirajan Swami, che è il nostro spirituale da tanti, tanti anni, dall'inizio, dall'apertura. Ha cominciato a viaggiare in Russia, in Ucraina, in tutti i paesi della zona, a diffondere questo messaggio spirituale. Tanti, tanti, tanti persone lì che lo seguono, e noi siamo molto fortunati per una vecchia amicizia, grazie a una vecchia amicizia tra le due, a me non avevo parlato di un'altra parte, molto bene per due, e stasera canteremo per fino alle 8 e poi ci sarà la conferenza.
Thank you.
Shivate Bhakti Vidante Swami Namaste Saraswate Devi Bhagavani Pacharini Yavasesha Shunyavani Pasta Chadesa Kamini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Sento onorato, molto onorato di essere qua con voi questa sera. E mi piace avere delle opportunità di visitare Bologna. Connessa all'argomento di cui parleremo stasera. The topic I've been asked to speak about is faith and relationship. E l'argomento di cui mi è stato chiesto di parlare è la lealtà nelle relazioni. Mi assicuro che sia corretto. Non voglio parlare di un altro argomento. And as I say, it's connected because one of the reasons why I come here is because of the relationship I have with my God brother Jacob. E una delle ragioni per cui vengo qua è appunto la relazione che ho col mio confratello tra i Prabhu. It's a relationship which has existed for almost 47 years. È una relazione che esiste già da 47 anni. And it's based on, must be based on something. E deve essere basata su qualcosa. And there must be certainly some element of faith between us in our friendship. Ci deve essere degli elementi di lealtà, di fiducia tra di noi e nella nostra amicizia. Although I felt it was somewhat ironic that I'm being asked to speak about relationships. Mi sembra, anche se mi sembra ironico che mi è stato chiesto di parlare di relazioni. And I say that because at 33 years ago. Dico questo perché 33 anni fa I took a vow of renunciation to have no family relationships. Ho preso il voto di rinuncia di non avere nessun tipo di relazioni familiari. And before that I had taken a vow also to live as a celibate monk for 14 years prior to that. E ancora prima, 40 anni fa, prese il voto di rimanere un monaco brahmachari. Although as a brahmachari, I always had the choice if I someday wanted to have a family relationship, I could. But when I took the vow in 1986, then no family relationship. Anche se quando ero brahmachari, quando ero monaco, potevo ancora scegliere di entrare in una relazione familiare, ma quando presi il voto di sannyasi
ho preso proprio il voto di non avere più relazioni e fare una famiglia. Therefore, although I've been asked to speak about faith and relationships, it may appear that my presentation may be from a limited perspective. Diciamo che siccome mi è stato chiesto di parlare della lealtà nelle relazioni, può sembrare che la mia prospettiva sia ristretta, un po' ristretta in questo argomento. Because most often times we think of relationships between husband and wife, and between family members also, which is sometimes very difficult. Perché molto spesso quando parliamo di relazioni pensiamo alla relazione tra due partner, oppure alla relazione tra i membri della famiglia, che a volte possono esserci molte difficoltà. Or between boyfriend and girlfriend. O tra un ragazzo e una ragazza, i fidanzati. Between friends. Tra amici. Between father and son, mother and son. Tra padre e figlio o madre e figlio. So there are a lot of elements to consider when we talk about relationships. Così ci sono tanti elementi che dobbiamo considerare quando parliamo di relazioni. But in order to have a full grasp on our understanding of relationships, then it helps to understand how all the relationships that we have in this world are reflections of relationships that begin from a source beyond this world. In modo di poter cogliere ciò che sta alla base delle relazioni, dobbiamo ampliare il discorso in modo da considerare cosa sta alla sorgente delle relazioni stesse, che sta al di là di questo mondo. One of the basic tenets or principles of Vaishnava philosophy, which is the philosophy which we practice. Uno dei principi base della filosofia Vaishnava, che è la filosofia che pratichiamo, is that every living being has a relationship with the Supreme. È che ogni essere vivente ha una relazione col Supremo. And in that relationship, the relationship can be based upon friendship. E la relazione può essere basata sull'amicizia. Parental affection. Nell'affetto genitoriale. E anche nell'amore coniugale. Nello servizio. O nella neutralità. These are different types of relationships that are existing beyond the temporary physical. Questi sono i tipi di relazioni che esistono anche al di là di questo mondo fisico. And we bring that point up only to simply emphasize that relationships are real. Questo serve per enfatizzare che le relazioni sono vere. Because everything in this world has its origin, has its root in transcendence. Perché ogni cosa in questo mondo ha l'origine, ha la sua sorgente nella trascendenza. And when we speak about transcendence, we speak about an eternal reality. E quando parliamo di trascendenza parliamo di una realtà eterna. And therefore, because these relationships, friendship, parental affection, are relationships that exist eternally. E siccome queste relazioni, come l'amicizia o l'amore genitoriale, sono relazioni che esistono eternamente. Therefore, the relationships that we experience also in this world of a similar nature. Così anche le relazioni che sperimentiamo in questo mondo, che hanno una natura simile, they are grounded on these eternal relationships. Hanno le radici in questa relazione eterna. Except they are described as like a reflection. Anche se sono descritte come dei riflessi. They are a reflection because this world, although relationships are real, they're temporary. E sono dei riflessi perché anche se in questo mondo le relazioni sono vere, sono temporanee. But real relationships that can exist even with those others in this world can be understood in terms of not just relationship from one body to the other body, but soul to soul. Ma le relazioni possono essere comprese così anche in questo mondo, non solo relazioni tra un corpo, ma tra un'anima e un'anima. Because the soul is eternal. Perché l'anima è eterna. That is the basic principle of Krishna consciousness philosophy. E questo sono le fondamenta della filosofia della coscienza di Krishna. Introduced by Krishna to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. Che è stata introdotta da Krishna ad Arjuna nel campo di battaglia di Kurukshetra. I can't allow you to get any closer. This way? Yes? Okay. Sorry about that. Because we have a recording. Huh? We have a recording.
Recording. Okay. These were spoken of by Krishna to Arjuna in battlefield of Kurukshetra and contained within the Bhagavad Gita. Queste sono state narrate nel campo di battaglia di Kurukshetra da Krishna ad Arjuna e sono narrate nella Bhagavad Gita. And Krishna explains to Arjuna that about the nature of the soul, because Arjuna was also in duality about his connection with family members. E Krishna spiega ad Arjuna la natura dell'anima, perché anche Arjuna era in un sentimento di dualità per quanto riguarda i suoi membri della famiglia. He was looking on the opposing side of the battlefield, and he was looking at many family members and friends who happened to be on the other side. Stava guardando dall'altra parte del campo di battaglia e vide vari membri della sua famiglia che stavano come rivali nell'altra parte. And if you tried to put yourself in a situation like that, I would imagine for most people it would be very difficult to confront. E se provate anche voi a mettervi in quella stessa situazione, immagino che anche per voi sia molto difficile confrontarvi. Here you are about to engage in battle with the opposing side, and you're looking, standing and seeing on the other side family and friends. Siete là pronti a combattere nel campo di battaglia e quello che vedete dall'altra parte sono amici e membri della famiglia. And according to the Vedic tradition, which was existing many thousands of years ago, when one was engaged in battle, there was killing. E in accordo con il tempo, il periodo di tanti anni fa, la cultura vedica di tanti anni fa, quando uno doveva combattere in battaglia, doveva uccidere. Of course, nobody likes to engage in battle. Certo, nessuno piace combattere in battaglia. And Arjuna was of the same mindset. He also did not want to engage in battle. E anche Arjuna aveva questa mentalità, non voleva combattere. And he was trying to avoid it by all means. E aveva cercato di evitarlo in tutti i modi. Especially because of the situation he was confronting. Proprio in virtù della situazione che stava affrontando. But there was a higher purpose that needed to be fulfilled, and that was based on a spiritual principle. Ma c'era uno scopo superiore che doveva essere soddisfatto e questo era basato su principi spirituali. And the spiritual principle is soul to soul. E il principio spirituale è anima con anima. And therefore Krishna explains to Arjuna right in the very beginning of his presentation to Arjuna on the battlefield. Così Arjuna e Krishna spiega ad Arjuna proprio all'inizio della sua presentazione, là proprio nel campo di battaglia. He says you are lamenting for that which is not worthy of grief, because those who are wise will lament either for the living or for the dead. E tu ti lamenti per ciò che non ha valore, perché i saggi non si lamentano né per i vivi né per i morti. And then he says Arjuna, never was there a time when I did not exist, never was a time when you did not exist, never was there a time when any of the kings on this battlefield did not exist. E gli disse, Arjuna, non c'è stato mai un tempo in cui io non sono esistito, non c'è stato un tempo in cui tu non sei esistito, e non c'è mai stato un tempo in cui tutti questi re non sono esistiti. Nor in the future will any of us cease to be. E in futuro tutti quanti continueranno a essere. So, the very, very beginning of Krishna's conversation with Arjuna was establishing the eternality of the soul. Quindi fin dall'inizio dell'esposizione tra Krishna e Arjuna era lo stabilire l'eternità dell'anima. For the soul there's never birth nor death. Perché per l'anima non c'è né morte né nascita. Nor having once been does it ever cease to be. Non cesserà mai di esistere ed esiste sempre. He's undying. Non muore mai. Eternal. Eterno. Ever existing. Esiste sempre. He is not slain when the body is slain. Non è ucciso quando il corpo è ucciso. And anyone who engages in a battle of the nature of the battle of Kurukshetra was, they always achieve a higher destination, even if killed in such battle. E tutti coloro che erano occupati in quella battaglia avrebbero ottenuto una situazione migliore nella vita successiva in quel campo di battaglia. Soprattutto coloro che erano stati uccisi nella presenza di Krishna. Now, of course,
We have to understand. I don't want to get into a whole explanation about why this war took place. E adesso non voglio entrare in tutta la descrizione del perché questa battaglia ha avuto inizio. And certainly by presenting it, it is certainly not being presented as a justification for killing. E sicuramente non è non è una presentazione per giustificare l'uccisione. And neither should we in any way try to imitate Arjuna and engage in battle and fighting with friends or family members. E sicuramente non dobbiamo imitare Arjuna che era nel campo di battaglia a combattere con amici e familiari. It was a very unique circumstance. Era una circostanza unica nel suo genere. And it's a circumstance which really doesn't manifest itself very often in this world. E fortunatamente è una situazione che non si manifesta molto spesso in questo mondo. But nonetheless, the circumstance did manifest to help us understand the basic spiritual truths of Bhagavad Gita. Ma in un modo o nell'altro questa situazione si è manifestata in modo da spiegarci le realtà base della Bhagavad Gita. And those spiritual truths were brought to light in Krishna's conversation with Arjuna. E queste discussioni spirituali, queste fondamenta spirituali sono state portate alla luce nella discussione tra Krishna e Arjuna. Which to help, meant to help us to understand how to see others from a spiritual vision. Che ci aiuta a capire come vedere gli altri con una visione spirituale. Krishna says, Vijayavanaya sampade brahmane gavahastane, that a humble sage by virtue of true knowledge sees everyone with an equal vision. Krishna dice che una persona saggia che ha vera conoscenza vede ogni essere vivente con una visione equanime. Sia che sia un brahmana gentile, una mucca, un cane, o anche un mangiatore di cani. Vede tutti in modo equanime perché li vede in una piattaforma spirituale. When we see our relationships with others on the spiritual platform, così quando vediamo la nostra relazione con gli altri da una piattaforma spirituale, it helps us to see everyone for who they really are and appreciate everyone for who they really are. Ci aiuta a vedere gli altri per quello che veramente sono e apprezzarli per quello che veramente sono. And it also makes us very conscious of the fact that we should be very careful in our dealings with other living beings. E ci rende coscienti che dobbiamo essere attenti in come ci comportiamo con gli altri esseri viventi. Perché ogni entità vivente è un'eterna particella del Supremo. E uno dei fondamentali principi della, della filosofia Vaishnava è che quando si vede di soul to soul, is that one learns how to respect all living entities. Che una persona che vede da anima a anima è la persona che ha imparato a rispettare ogni entità vivente. All living entities means not just even human beings. E ogni entità vivente non significa solo gli esseri umani. It means animals, significa gli animali, plants, everything, all living beings that are in existence. Piante, insetti e tutti gli esseri viventi che sono sempre esistiti. And this is a very, very, very fundamental principle of seeing how to respect others. E questo è uno dei fondamentali principi che serve per capire come rispettare gli altri. Because Krishna is the seed-giving father of all living beings. Perché Krishna è il padre che dà il seme della vita a ogni essere vivente. Krishna says, aham bija pratap pita, all living beings are my children and I'm the seed-giving father. Ogni essere vivente è mio figlio, dice Krishna, e io sono colui che ha dato il seme della sua vita. Therefore, we're all brothers and sisters. Perciò siamo tutti fratelli e sorelle. Because we're all brothers and sisters with the common father. Perché we have to learn how to respect our family members in the greater family picture. Perché siamo tutti fratelli e sorelle con lo stesso padre, dobbiamo imparare a rispettare tutte le creature che sono figli di Dio. Seeing our relationships from the spiritual perspective. E vedendo la nostra relazione da una prospettiva spirituale. It really helps us to enter into a more deeper trusting relationships with our living beings. Ci aiuta a entrare in una relazione di fiducia e di rispetto verso ogni entità vivente. Whereas if we simply see the relationships based upon our temporary physical bodies that we've accepted for some
invece che vedere le relazioni basate su una relazione corporea che durerà solo per un certo ammontare di tempo. Per questo abbiamo detto che è solo un riflesso della realtà, non la cosa vera. It's real, but it's temporary. È vero, ma è temporaneo. Sometimes I use a very simple story that I once I tell oftentimes. A volte uso una particolare storia che racconto spesso. Which helps to give light to the difference between the reflection and substance. Che aiuta a dare luce sulla differenza tra il riflesso e la sostanza. Because the reflection is just simply one of the energies, just as the as light is the energy coming from the sun. Perché il riflesso è semplicemente un'energia della sostanza, proprio come la luce che viene dal sole. Il sole è una sorgente energetica e dal sole viene la luce. E anche l'oscurità è un'energia del sole. L'oscurità esiste quando la luce del sole è bloccata. Because actually everything is bright when there's the sun. Perché in realtà quando c'è il sole tutto è luminoso. Srila Prabhupada used to give the example. Srila Prabhupada usava dare questo esempio. That when you face the sun, everything is bright. Quando sei davanti al sole ogni cosa è luminosa. But when you turn your back to the sun, you see darkness. Ma quando tu dai le spalle al sole vedi l'oscurità. Because the shadow doesn't exist between you and the sun. Perché l'ombra non esiste tra te e il sole. Shadow exists only when you turn away from the sun. Then you can see your shadow behind you. L'ombra esiste solo quando giri le spalle al sole. Allora puoi vedere questa ombra davanti a te. So darkness is the absence of sunlight. Così l'oscurità è l'assenza di luce del sole. And when the sunlight is blocked, then you see darkness. E quando è bloccata la luce del sole, allora vedi l'oscurità. But actually, this analogy is given about the substance of spiritual reality. E questa analogia è data per spiegare la sostanza della realtà spirituale. And as I said, I was going to tell a little story. E vi ho detto che vi sto per dire una breve storia. It was based upon my own experience I had. È basata su una mia esperienza che ho avuto una volta. Quando stavo visitando la casa di qualcuno in Ucraina. And this person had a guard dog at their home. Questa persona aveva un cane da guardia a casa, nella sua casa. And when I was leaving their home, I came outside and the guard dog was there. E quando stavo vivendo nella loro casa sono uscito fuori e c'era là il cane da guardia. And as we were speaking in the doorway, I was speaking to the owner of the house. E mentre stavo parlando col padrone di casa. And we were standing talking there for some time. Ed eravamo là che parlavamo per un po' di tempo. And then I noticed that the dog was running back and forth, very frantically. E mi sono accorto che il cane stava andando avanti e indietro molto velocemente, agitato. And I was trying to understand why the dog was behaving that way. E stavo cercando di capire perché il cane si comportasse in tal modo. And first I thought that maybe the dog was rabid or something, because it was lunging at the wall and trying to bite the wall. E brick wall. All'inizio pensavo che avesse visto qualcosa, che stesse seguendo qualcosa, perché stava abbaiando e stava correndo cercando di mordere un grande muro. And when I turned and I saw the dog was running back and then it ran to the wall and then ran right into the wall again and just tried to bite the wall. E vedevo che il cane poi di nuovo tornava indietro, poi ricorreva verso il muro e provava di mordere il muro. And it was gnawing its teeth against the wall. E stava proprio toccando con i suoi denti il muro, stava cercando di mordere il muro. Showed signs of bleeding. E c'erano segni di sangue nella sua bocca. So I asked him, "Does your dog always behave like this?" E mi stavo proprio chiedendo, ma perché il cane si comporta in questo modo? He'd never seen it before. Non avevo mai visto un comportamento tale prima. And then I noticed
Poi ho notato. Next time he ran to the wall, that there was a reflection on the wall. Ho notato l'ultima volta in cui è corso verso il muro che c'era un riflesso nel muro. And the reflection was coming from the sun when he was hitting my watch. Il riflesso veniva dal sole che era il riflesso del mio orologio. And every time I was talking and I was moving my arm, the reflection was moving. E ogni volta che parlavo e stavo muovendo il mio orologio, il riflesso si muoveva sul muro. And the dog was very determined to catch that reflection. E questo cane era determinato ad afferrare, a mordere questo riflesso. But there's no substance in a reflection. Ma non c'è nessuna sostanza nel riflesso. There's nothing to catch. Non c'è niente da afferrare. Although the dog was very determined to catch substance. Anche se il cane era determinato nel afferrare qualcosa di sostanziale, niente era là. The substance is the sun. La sostanza vera era il sole. And the reflection is one of the energies coming from the sun. E il riflesso è una delle energie che veniva dal sole. Darkness is connected to the sun when the sun is blocked. L'oscurità è connessa al sole quando la luce del sole è bloccata. And the reflection is a projection of light into the darkness. E il riflesso è una proiezione della luce nell'oscurità. But both exist in connection with the sun. Ma entrambi esistono in connessione col sole. In the same way, this world is a reflection of the spiritual. Allo stesso modo, questo mondo è un riflesso del mondo spirituale. And therefore the relationships of this world are a reflection of the real relationships in the transcendental reality. E così le relazioni in questo mondo sono un riflesso delle relazioni nella realtà trascendente. Which means that the pleasure and the satisfaction that one gets from relationships of this world are temporary. Questo significa che la soddisfazione che una persona prova nelle relazioni di questo mondo sono temporanee. I cannot fully satisfy the needs of the hankering soul. Non posso completamente soddisfare la necessità dell'anima. But because by nature we're meant to experience such loving relationships. Ma siccome per natura noi dobbiamo soddisfare questa relazione naturale. It's our nature. È la nostra natura. Everybody wants to experience meaningful, substantial relationships. Tutti quanti vogliono sperimentare relazioni significative piene di sostanza. It's the natural desire of the soul. È il naturale desiderio dell'anima. To have real, substantial relationships. Di avere relazioni reali e sostanziose. Relationships that we can trust. Relazioni in cui possiamo credere. Because one of the biggest disappointments is that when we invest so much in a relationship. Perché una delle più grandi sofferenze è quando investiamo così tanto nelle relazioni. And at some point in due course of time we begin to see that wait a minute, I've been investing a lot of myself in this relationship. I'm not getting back what I was hoping to get back. E a un certo punto, mentre stiamo investendo così tanto, ci diciamo io sto investendo così tanto nella relazione, ma non sto ottenendo quello che dovrei avere indietro. In other words, there are certain expectations that everybody has when they enter into a relationship. In altre parole, ci sono delle aspettative che ognuno di noi ha quando entriamo in una relazione. And if these expectations are not fulfilled, then generally it breaks down trust in the relationship. E se queste aspettative non sono soddisfatte, generalmente creano una rottura nella relazione. In fact, before I came here, I looked up, there's a lot of them, looked up some quotes. Infatti, prima di venire qua, ho cercato delle citazioni. Because if these principles are eternal principles that exist in the substance of spiritual reality, then they also apply in this world. Siccome questi principi che fanno parte di questa dimensione reale, trascendente, valgono anche in questo mondo. One quote I found today when I looked up about relationships. Una delle citazioni che ho trovato quando stavo cercando ciò che riguarda le relazioni. Some of the biggest challenges in relationships. Una delle più grandi sfide nelle relazioni. Come from the fact viene dal fatto that most people enter a relationship.
che molte persone entrano in una relazione in order to get something. Per ottenere qualcosa. They're trying to find someone who's going to make them feel good. E cercano qualcosa che li rende, che li renda soddisfatti. In reality, nella realtà, the only way a relationship will last, l'unico modo in cui una relazione può durare, if you see your relationship, è se tu vedi la tua relazione as a place that you go to give, come un posto dove tu vai per dare, and not a place that you go to take. E non un posto dove tu vai per prendere. Simple principle, moral principle. È un semplice principio, un principio morale. Be a giver. Devi essere una persona che dà. This is a common concept. How to be a giver and not a taker. Questo è un principio comune. Devi essere una persona che dà, non una persona che prende. But to be a giver in a true sense of the term. Ma per essere un generoso, per essere una persona che dà nel vero senso della parola, is not an easy state of consciousness to imitate. Non è un semplice stato di coscienza che si può facilmente imitare. It's not an easy state of consciousness to attain. E neanche un semplice stato di coscienza che si può ottenere facilmente. Because everybody wants reciprocation. Perché tutti vogliono che ci sia reciprocità. It's our natural instinct. È un sentimento innaturale, uno stato innaturale. It's our God-given instinct. È un istinto che ci è stato dato da Dio. Everybody needs to feel some reciprocation. Tutti quanti abbiamo bisogno di ricevere un certo grado di reciprocità, and di reciprocazione. In due corsi di tempo, se continuiamo a dare a qualcuno che non sa come reciprocare, a un certo punto, se proviamo a dare a una persona che non reciproca con noi, then we become disappointed. Siamo insoddisfatti, delusi. Se proviamo a dare a una persona che non reciproca con noi, diventiamo tristi, diventiamo frustrati. Of course, an easy way to get around that. Un semplice modo per superare questo problema è non aspettarsi niente. That's an easy way. That's one way to get around. I don't expect anything. Questo è il modo semplice. Io non mi aspetto niente da quell'altra persona. Right. But even that is not easy. Ma anche questo non è facile, non è semplice. You can only go on like that for so long. Per quanto avanti puoi andare in questo modo? Because at some point in time you expect a little. Perché a un certo punto ti aspetterai almeno un pochettino. Okay, life is meant to be a giver, but is your life meant to be a taker? Okay, la mia vita è fatta per dare, ma la tua vita è fatta solo per prendere? Is that going to fill my need? Serve per soddisfare la mia necessità? Because everybody has a need they have to have fulfilled. Perché ognuno di noi ha una necessità che deve essere soddisfatta. We're not self-sufficient beings. Non siamo esseri autosufficienti. And because we're not feeling self as self-sufficient beings, we feel that we need something or someone to complement what I may be lacking. E siccome non siamo esseri autosufficienti, abbiamo bisogno di qualcuno che ci può dare quello che forse ci manca. So, of course, to take the position of I don't expect anything it might be an easy way to get out of a relationship that we might feel we can't get out of. E così semplicemente non avere aspettative può essere il modo semplice con cui possiamo uscire da una relazione da cui è difficile uscire. But of course a higher platform is when we get what we need from a different source. E in realtà nella piattaforma superiore è quando otteniamo ciò che ci manca da un'altra sorgente. Because everybody needs. Perché tutti hanno bisogno di qualcosa. In fact, according to our Vaishnava philosophy, infatti, in accordo con la nostra filosofia Vaishnava, for those who are actually situated in the state, an elevated state of consciousness, per coloro che sono già situati in uno stato elevato di coscienza, they have begin to understand their relationship with the Supreme. Incominciano a comprendere la loro relazione col Supremo.
Just like Krishna says in Bhagavad Gita. Proprio come Krishna dice nella Bhagavad Gita. That for one who is not connected with the Supreme. Per una persona che non è connessa al Supremo. He can have neither a controlled mind. Non può avere né una mente controllata. Nor steady intelligence. Né un'intelligenza stabile. Without which there can be no possibility of peace. E senza queste due cose non ci può essere possibilità di pace. How can there be any happiness without peace? E come ci può essere felicità se non c'è pace? Krishna again writing his very instructions to Arjuna. He's speaking about an essential principle of feeling that connection with the Supreme. E ancora quando Krishna parla ad Arjuna nella Bhagavad Gita sta parlando di questa necessità di connettersi col Divino. To feel some connection with the Supreme means to understand relationship. E riempirsi con questa relazione col Divino. E avere questa connessione col Divino ci aiuta a ristabilire questa connessione. And as we said, and on the spiritual platform, the real substance is the relationship that is eternal. E la vera sostanza sul piano spirituale è una relazione che è eterna. And one who understands his relationship with the Supreme. E quando capisci questa relazione col Supremo, he understands that my constitutional nature is to serve the Supreme. Capisco che la mia costituzionale posizione è quella di servire il Supremo. But there's one unique quality that exists in the Supreme. There's one unique quality that exists in the Supreme. Quello che ci serve è le qualità che esistono nel Supremo. Is that the Supreme doesn't need anything from us. E c'è una qualità che ha il Supremo, che non ha bisogno di niente da noi. He doesn't need anything. He's the Supreme. Il Supremo è il Supremo, non ha bisogno di niente. Supreme means he's the Supreme Controller. Il Supremo significa che è il Supremo Controllore. Supreme means the Supreme Enjoyer. Supremo significa che è il Supremo Goditore. He's the Supreme Proprietor. È il proprietario Supremo. Everything already belongs to him. Tutto quanto appartiene a lui. What could we possibly give him that he needs? Cosa potremmo dare a lui di cui ha bisogno? He doesn't need anything. Non ha bisogno di niente. That's his nature. Questa è la sua natura. He has a nature, lui ha una natura. And we have a nature. E noi abbiamo una natura. His nature is that supreme. He is supreme. La sua natura è che è il Supremo, è Supremo. And our nature is that we are not supreme. E la nostra natura è che non siamo supremi. Because it can only be one supreme. Perché ci può essere solo un Supremo. That is also one of the very basic tenets of Vaishnava philosophy. E anche questo è uno dei principi fondamentali e basilari della filosofia Vaishnava. There's nobody equal to, and there's nobody greater. Non c'è nessuno uguale e non c'è nessuno più grande di lui. That is the meaning of supreme. Questo è il significato di supremo. So if there is one supreme being, that means everyone else is not supreme. Così se c'è un essere supremo significa che tutti gli altri non sono supremi. Of course, sometimes we try to challenge that. Ok, a volte cerchiamo di sfidare questo. And we get into an enjoying spirit of thinking that yes, I want to enjoy independently and let me try to adopt the same role as the Supreme. A volte cerchiamo di metterci in uno spirito del godimento, voglio godere e controllare quello che mi circonda, e ci mettiamo in uno spirito di essere il Supremo. But that's also very frustrating. Ma anche questo è molto frustrante. It's just as frustrating as being in a position of I don't expect anything from anyone. Proprio come frustrante essere in una posizione non mi aspetto niente da nessuno. Because we by nature need to feel some satisfaction. Perché per natura abbiamo bisogno di sentire un po' di soddisfazione. That satisfaction comes from meaningful relationships. E questa soddisfazione viene da relazioni significative. That satisfaction comes when there's reciprocation. Questa soddisfazione viene quando c'è reciprocazione. And if the satisfaction is not manifest on the spiritual platform, e se questa soddisfazione non è basata su una piattaforma spirituale, then in our perverted state of mind we think I need satisfaction from the physical. Nella nostra mente distorta iniziamo a pensare che abbiamo bisogno di soddisfazione su una piattaforma corporea. E diventiamo persone che prendono e pensiamo che abbiamo bisogno di prendere soddisfazione da questa piattaforma. Then we live in a distorted perception of reality.
E così vediamo, viviamo in una percezione distorta della realtà. Ed è una completa percezione completamente distorta della realtà. Perché vediamo ogni cosa centrata sul mio piacere. Vi do un esempio della percezione distorta della realtà. È un'analogia molto semplice. Probabilmente ve ne ho parlato qualche anno fa perché mi piace dire questa analogia. Ma alcuni di voi sicuramente non l'hanno mai sentita. È come l'esperienza di avere sogni. E uso questa analogia perché molte persone hanno avuto esperienza dei sogni. C'è qualcuno di voi che non ha mai avuto un sogno? Ok, perfetto. Questo mi aiuta nel mio sforzo di usare questo esempio. C'è qualcuno che ha mai avuto un bel sogno? Ok, buono. Qualcuno di voi ha avuto mai un brutto sogno? Ok, tutti e due, no? Belli e brutti. Quindi vi ricordo, stiamo parlando della percezione distorta della realtà. E stiamo usando questa analogia per capire cos'è la percezione distorta della realtà. In the Srimad Bhagavatam this analogy is given. Così nello Srimad Bhagavatam è esposta questa analogia. That the duality of this material world, dice che la dualità di questo mondo materiale, although the duality of this world doesn't exist, anche se la dualità in questo mondo non esiste, the conditioned soul experiences it as real under the influence of this conditioned intelligence. L'anima condizionata percepisce che è vera a causa della sua intelligenza distorta. Questa immaginaria realtà di un mondo che è separato da Krishna può essere comparato all'atto di dormire e sognare. Quando una condizionata soul dreams of something very wonderful. Quando una anima condizionata sogna qualcosa di meraviglioso o qualcosa di terrificante o quando desidera e quindi sogna a occhi aperti qualcosa che vorrebbe avere o qualcosa che vorrebbe evitare, crea una realtà che non ha nessuna esistenza al di là della sua immaginazione. E vi spiego. When you have a very good dream, quando hai un bellissimo sogno, whatever makes it good for you. Qualunque cosa ti faccia piacere. Some people may have a good dream because they dream about seeing somebody they've been wanting to see for a long time. Qualcuno ha un bel sogno, percepisce un bel sogno perché nel sogno vede qualcuno che non vede da tanto tempo. Another person's good dream could be that he won the lottery. Per un'altra persona un bel sogno può essere che vince la lotteria. C'è la lotteria in Italia, in America ce ne sono tante. So, it's a really good dream. Un bellissimo sogno. Qualunque cosa volete, definite qualcosa che è bello per voi. Che usually when you have a good dream, generalmente quando avete un bel sogno di notte e vi svegliate, siete tristi. Why you sad? Perché siete tristi? You're sad because it was only a dream. Siete tristi perché era solo un sogno. If it was real, you would think, wow, that's it. But then you realize, wait a minute, there's no lottery. Quando vi svegliate fate wow, ma poi vi accorgete che non c'è nessuna lotteria, non c'è nessuna vincita. But when you have a bad dream. Ma quando avete un brutto sogno. I oftentimes I have this experience when I'm flying, because I fly a lot.
Io ho questa esperienza quando viaggio, perché viaggio molto, and sometimes I'll fall asleep on the plane. E a volte mi addormento nell'aereo. And in my sleep, I'm experiencing the plane dropping very quickly. E durante il mio sogno, sogno che l'aereo cade molto velocemente. And when I wake up, I see everybody sitting there. E quando mi sveglio vedo che tutti quanti sono seduti intorno a me, non è successo niente. So, when you wake up from a bad dream, you're happy. Quindi quando vi svegliate da un brutto sogno siete felici. It was only a dream. Non male, era solo un sogno. You're really happy. Siete veramente felici. So you're feeling sad and happiness, but it's connected to a dream. Così vi sentite felici o tristi, ma è connesso a un sogno. And that's the night dream. That's the night dream. E questo è il sogno della notte. There are daydreams too. E ci sono anche i sogni che si fanno occhi aperti. The daydream, we dream of something we would like to have. I sogni occhi aperti, noi sogniamo qualcosa che vorremmo avere. And we live motivated by the fulfillment of that dream. E viviamo motivati che nel futuro avremo la soddisfazione di questo sogno. And many times when we get the fulfillment of that dream, we realize what I actually expected. E quando arriviamo a raggiungere questo sogno, ci sentiamo come non ci dà quello che ci aspettavamo. That's the daydream. Questo è il sogno occhi aperti. We dream of something we would like to have. Sogniamo qualcosa che vogliamo avere. Or we dream of something we would like to avoid. O sogniamo qualcosa che vorremmo evitare. Many times we dream about avoiding certain things in our life that we just don't want to happen. Molte volte pensiamo e sogniamo di che qualcosa che non vogliamo che accada non accada nella nostra vita. But just as the happiness and the sadness in the night dream is connected only to a dream. Così come la felicità e la sofferenza durante il sogno occhi aperti è connesso solo al sogno ad occhi aperti. It's not connected to reality. E non è connesso alla realtà. It's connected to a dream. È connesso a un sogno. Yeah, with the happiness and sadness we feel, we think, yeah, it's real. La felicità e la sofferenza che proviamo pensiamo sì, è vera. But it's only connected to the dream. Ma è solo connesso al sogno. Same thing with the daydream. La stessa cosa col sogno occhi aperti. Daydream, we dream of something we'd like to have, but it's not connected to reality. Nel sogno occhi aperti sogniamo qualcosa che vorremmo avere, ma non è connesso alla realtà. It's a distorted perception of reality. È una percezione distorta della realtà. The distorted perception of reality, it becomes distorted when we think that it's connected to making me happy. La percezione distorta della realtà diventa distorta quando pensiamo che certe cose mi renderanno felici. And whatever we see, it becomes an object to make me happy. E qualunque cosa vedo diventa un oggetto che mi renderà felice. But if I don't even know who I am, ma se non so neanche chi sono, how do I know what will make me happy? Come posso sapere cosa mi renderà felice? I don't know. Non lo so. If I don't even know who I am, I keep on feeding things to this body, but this is just a temporary me. Se non so neanche chi sono e non so cosa voglio, continuerò a riempire questo corpo, ma questo è solo un mezzo temporaneo. It's not me. Non sono io. So we live in a distorted perception of reality. Così viviamo in una percezione distorta della realtà. That actually, when I understand who I am, then I can begin to understand how I can become satisfied. E quando inizio a capire chi sono veramente, che posso capire come posso essere soddisfatto. E così incomincio a capire cosa mi devo aspettare dalle relazioni. I know that real are based on love. Perché posso capire che le vere relazioni sono basate sull'amore. And real are based on love, that means no. E siccome le vere relazioni sono basate sull'amore, non ci sono motivazioni egoistiche. No, that's very hard. Questo è molto elevato. If it sounds like I'm presenting a worldview or a philosophy that's just not in touch with reality, you might think I'm speaking of also a distorted perception of reality. Se sto parlando di qualcosa di troppo elevato che sembra al di fuori della realtà,
potrete pensare che io sto parlando di una distorta percezione della realtà. Who is it? Chi è? That can be so self-satisfied. Che può essere così soddisfatto? Who is it that can be so selfless? Chi è che può essere così senza egoismo? That they don't want anything for themselves. Che non vuole niente per se stesso. But such living beings exist. Ma questo tipo di persona esiste. This is the big doubt that sometimes we have in our mind. Questo è il grande dubbio che spesso abbiamo nella nostra mente. If that such living beings do exist. Se questo essere vivente esiste, and who are those living beings that exist? E se questo tipo di essere vivente esiste, those living beings are those who've understood their relationship with the Supreme. Questo tipo di persone sono quelle persone che hanno capito la loro relazione col Supremo. Because anyone who understands their relationship with the Supreme. Perché chiunque capisca la sua relazione col Supremo and tries to satisfy the Supreme. E prova a soddisfare il Supremo. Experiences reciprocation. Sperimenta la reciprocità. From a source different. Da una differente sorgente. And from the temporary reciprocations of this world. Che è molto differente dalla reciprocità che si trova in questo mondo. He feels reciprocation from the heart. Questo tipo di reciprocità, di relazione, soddisfa completamente il cuore. Feel satisfaction within the heart. Si sente la soddisfazione all'interno del cuore. Because it's situated in everyone's heart. Perché il Supremo è situato all'interno del cuore di ogni essere. Last night we were talking about the austerities we used to do when we distributed this power. Was it last night? I can't remember. Yeah. Yeah. L'ultima. Anyways. I try to remember. I'm in so many different places. L'ultima volta abbiamo parlato delle austerità che si compiono nel distribuire i libri di Prabhupada. Sono in tanti posti e provo di ricordare. I've been in 12 different cities in the last like 3 weeks. Sono stato in 12 città diverse nelle ultime 3 settimane. Taiwan, Hangzhou, China. Cina, Taiwan, Mosca, St. Petersburg, Leningrad, Budapest. Budapest. I don't know. So I forget where I am sometimes. A volte mi dimentico dove sono. Especially when I wake up in the morning. Soprattutto quando mi sveglio la mattina. It's like a bad dream. Dopo un brutto sogno. My head against the wall. Metto con le mani tocco il muro. Am I where I think I am? dove sono finito. Many times I've woken up and got up thinking I was another place and ended up walking right into a wall. Molte volte mi sveglio e penso di essere in un altro posto e vado diritto verso il muro. Anyways, we were talking about reciprocation in the heart. Così stiamo parlando della reciprocazione nel cuore. That when one satisfies Krishna, Krishna is very eager to give something in return. Quando noi vogliamo soddisfare Krishna, Krishna ha un grande desiderio di dare qualcosa in cambio. Because as we said before, Krishna doesn't need anything. Perché come abbiamo detto prima, Krishna non ha bisogno di niente. All he wants is our love. L'unica cosa che vuole è il nostro amore. He says in Bhagavad Gita, if you offer me a leaf, flower, fruit, water with love, I want it. Cristo dice nella Bhagavad Gita che se mi offrite un fiore, un frutto, dell'acqua, una foglia, lo vuole, lo voglio. Ma perché lo vuole? Cosa se ne fa di una foglia? Non pensa, non ho abbastanza foglie, voglio una foglia. Cosa se ne fa di una foglia? Ma la vuole. So bad that sometimes he's even so eager to take it from somebody with love before he offers it. E la vuole così tanto che a volte la prende anche prima che qualcuno gliela offra da qualcuno che lo ama. Because he sees the love. Perché vede l'amore. He's thinking this person is offering something to me because he loves me. Lui vede questa persona mi sta offrendo qualcosa perché mi ama. And when we offer something to Krishna because Krishna doesn't need anything. E quando offriamo qualcosa a Krishna, perché Krishna non ha bisogno di niente, non è qualcuno che è là per sfruttarci. Really,
Non vorrei niente se non l'amore. Ed è veramente incline a reciprocare l'amore. Così alle persone che lo amano, lui reciproca dando se stesso a loro. Infatti c'è un'altra storia. La farò molto breve. È una storia in cui è narrato che il Signore che dà il cuore ai suoi devoti. Un devoto del Signore è chiamato Maharaj Ambarish. Era un grande re. Aveva un enorme regno. Molti servitori. Molti ministri. Aveva un enorme regno. Ma era un grande devoto di Krishna. Ed era così devoto di Krishna che ogni cosa che faceva lo faceva solo con lo scopo di soddisfarlo. Così un giorno il saggio Durvasa Muni incontrò Maharaj Ambarish. E diventò molto disturbato da una cosa in particolare che Maharaj Ambarish fece. Era un ospite, questo saggio, nel palazzo di Maharaj Ambarish. E Maharaj Ambarish doveva rompere un digiuno. Ma in realtà gli ospiti dovrebbero essere sempre serviti prima. Così Maharaj Ambarish decise di rompere il suo digiuno bevendo un sorso d'acqua. In questo modo soddisferò il mio voto e romperò il mio digiuno. Ma allo stesso modo non commetterò un'offesa verso il mio ospite. Non voglio mangiare niente prima di averlo servito. E la motivazione per cui non poteva servirlo in quel momento è che Durvasa Muni, questo saggio, andrò a fare il suo bagno prima di mangiare. Così quando Durvasa Muni tornò dal suo bagno, lui era uno yogi mistico. Immediatamente capì che Maharaj Ambarish aveva bevuto un sorso d'acqua e si arrabbiò un sacco. E decise che lo avrebbe punito duramente. E attraverso dei mantra chiamò un demone per arrivare a distruggere Maharaj Ambarish. Il Signore guarda sempre e protegge i suoi devoti. E invocò l'arma del chakra che arrivò per proteggere il suo devoto. E così Durvasa Muni dovette scappare via in pericolo della sua vita. Arrivò da Brahma e gli chiese: Brahma, ti prego proteggimi. E Brahma gli disse: non posso fare niente per te. Andò da Shiva e Shiva disse: non posso fare niente per te. Allora andò da Vishnu, che invocò il chakra, e gli disse: Vishnu, tu puoi proteggermi, sono venuto per prendere rifugio in te. Siccome tu hai invocato quest'arma, questo chakra, tu puoi anche ritirarla, per favore. E Vishnu disse: mi dispiace, ma neanche io posso farci niente. La ragione per cui non posso fare niente è perché sono sotto il controllo dei miei devoti. Non sono indipendente. I miei devoti mi hanno comprato attraverso il loro amore. Perché i miei devoti sono sempre nel mio cuore. E io sono sempre nel cuore dei miei devoti. E Durvasa Muni
disse a Vishnu, ti prego, abbi cuore per me. Guardami. Puoi pensare alla mia sofferenza? Se tu non mi proteggi, chi mi proteggerà? Non posso andare da nessun altro, tu sei il supremo. Dammi protezione, ti prego. E il Signore disse, non posso proteggerti. E gli spiegò perché. E ti spiego che la ragione per cui non posso proteggerti è che il mio devoto è così caro a me che non vuole niente da me. Vuole solo servirmi. Vuole solo darmi piacere. E lui mi tiene nel suo cuore e sta sempre pensando come poter soddisfarmi e darmi piacere. Ed è così felice semplicemente servendomi. E qualunque cosa io provo di dargli, lui non lo vuole, vuole solo servirmi. Così io gli voglio dare qualcosa. E per il fatto che non posso dargli niente di materiale, perché è così soddisfatto, è soddisfatto in se stesso. I gave him my heart. Gli ho dato il mio cuore. I reached into my treasure house and I gave the most valuable treasure I could possibly give him. That he would accept. Sono entrato nella mia tesoreria, ho cercato il tesoro più prezioso che ho e che gli posso dare, e non gli interessa, non lo accetta. Quindi adesso tu mi stai chiedendo di avere un cuore? E allora ti dico, io ho un cuore, ma non ce l'ho con me. Se vuoi il mio cuore, devi andare da Maharaj Ambarish. Lui ha il mio cuore. Questo piccolo passatempo ci fa capire quanto sono cari le persone che amano il Signore al Signore. He gives what's most dear to the devotee. Lui dà ciò che è più prezioso ai devoti. He gives himself. Gli dà se stesso. He gives his heart. Dà il suo cuore. He comes under the control of their love. Si mette sotto il controllo del loro amore. There's no greater reciprocator. Non c'è più grande reciprocatore. You can't find a greater reciprocator. Non puoi trovare una persona che è in grado di reciprocare di più. Then Krishna, who gives himself completely. Di Krishna che dà se stesso completamente. This is the substance. Questa è la sostanza. This is the substance that everyone's looking for. Questa è la sostanza che ognuno sta cercando. This world is the reflection. Questo mondo è un riflesso. And in the reflection, we try to get something to satisfy ourselves. E all'interno di questa riflessione cerchiamo di ottenere, di prendere qualcosa che soddisferà noi stessi. And therefore, because we think of ourselves in this way, e per il fatto che pensiamo noi stessi in questo modo, we have a distorted perception of reality. Abbiamo una percezione distorta della realtà. As long as we live in that distorted perception of reality, e fin tanto che noi viviamo in una percezione distorta della realtà, we will not be able to experience loving, faithful relationships with others. Non saremo in grado di sperimentare relazioni di amore, di fiducia, di rispetto verso gli altri. Because we'll always expect something from them. Perché ci aspetteremo sempre qualcosa dagli altri. That in due course of time will cause us disappointment when we don't get it. E in corso del tempo, a un certo punto, ci causerà frustrazione perché non potremo ottenere quello che ci aspettiamo. E accadrà così, inevitabilmente. Perché noi siamo eterni. E questo corpo è temporaneo. Ma se impariamo a vedere anima con anima, questa è la visione spirituale. Come vedere da anima a anima. Come posso soddisfare gli altri? Come posso ottenere una reciprocità dagli altri? Satisfaction and reciprocation in relationships can be there. La soddisfazione e il piacere nelle relazioni può esserci. When the relationships are with Krishna at the center. Quando le relazioni sono con Krishna nel centro. When Krishna is at the center, real, substantial, meaningful relationships exist.
quando Krishna è nel centro, le relazioni reali, sostanziali esistono. Because the selfishness is removed. Perché l'egoismo è rimosso. And when the selfishness is removed, then people don't feel exploited. E quando l'egoismo è rimosso, le persone non si sentono sfruttate. This person doesn't need anything from me. Questa persona non ha bisogno di niente da me. He's already happy in his relationship with Krishna. È già felice nella sua relazione con Krishna. And because I want to have a relationship with Krishna. E siccome anch'io voglio avere una relazione con Krishna, if I serve him, I serve her, whoever it may be, that's also another way to please Krishna. Se servo questa persona o quest'altra persona, è ancora un altro modo di servire Krishna. Because by serving him or by serving her, I'm also pleasing Krishna. Perché nel servire lui o nel servire lei, sto soddisfando Krishna. When we see on the spiritual platform, quando guardiamo da una piattaforma spirituale, the distorted perception of reality is immediately destroyed. La percezione distorta della realtà è immediatamente distrutta. Because the distorted perception of reality means to see separate from Krishna. Perché la percezione distorta della realtà significa vedere separato da Krishna. Because nothing can exist separate from Krishna. Perché niente può esistere separato da Krishna. Nothing in this world is everything rests on him. Niente in questo mondo, tutto rimane in lui. Krishna says just like matat parataram nanya kinchidas divinanya ananya. Everything rests upon me just like pearls are resting on the thread. Krishna dice che tutto è a rifugio in me proprio come le perle che stanno in un filo. We are resting. Noi siamo, abbiamo rifugio. Our existence is dependent on him. La nostra esistenza dipende da lui. Just like if we water the root of the tree, every leaf, branch and twig is nourished automatically by going to the root. Proprio quando nutriamo le radici dell'albero, il tronco, le radici, i rami, le foglie sono nutrite semplicemente da questo. Se mettiamo il cibo e arriva nello stomaco, automaticamente tutto il corpo, tutte le parti del corpo sono nutrite. In the same way, when we put Krishna at the center of our relationships, we can begin to appreciate everyone who they actually are. Così quando mettiamo Krishna al centro delle nostre relazioni, in questo modo riusciamo a vedere gli altri come realmente sono. Possiamo provare a compiacerli, possiamo servirli e possiamo aiutarli e servirli aiutandoli a comprendere la loro relazione con Krishna. Noi li serviamo aiutandoli a capire la loro relazione con Krishna. And for those who are developing a relationship with Krishna by serving them, we get an opportunity to serve Krishna. E tra loro, servendo le persone che hanno sviluppato una relazione con Krishna, servendole, soddisfiamo Krishna. This applies to family. Questo si applica alla famiglia, applies to friends, agli amici, applies to countrymen, si applica alle persone del nostro stesso stato, paese, applies to humanity. Si applica all'umanità e si applica a ogni entità vivente. La Upanishad dice che quando vediamo tutte le entità viventi come delle particelle spirituali in qualità une col Supremo, è la persona che conosce veramente le cose. Non ci può essere illusione o ansietà per lui. Seeing soul to soul. Questo significa vedere anima con anima. Serving soul to soul. Servire anima ad anima. Loving soul to soul. Amando, amare anima ad anima. It doesn't mean we're callous to the physical needs of others. Questo non vuol dire che siamo che non ci interessano i bisogni fisici degli altri. They're not promoting that kind of philosophy. Non stiamo promuovendo questo tipo di filosofia. Un Vaishnava non è mai duro verso la sofferenza degli altri. Perché il Vaishnava rispetta ogni entità vivente. Un Vaishnava non fa mai qualcosa volontariamente per far del male a un'altra entità vivente.
non fa niente mai volontariamente per creare sofferenza a un'altra entità vivente. Perché vede tutti come figli di Krishna. That is his respect for all living beings. Questo è il suo rispetto verso ogni entità vivente. In fact, in explaining this, and I'll end on this point because I was supposed to end at 9 o'clock. E l'ultimo punto, perché devo finire alle 9 il punto. To explain this point, our acharya is given example. Per spiegare questo punto, i nostri acharya, i nostri maestri hanno dato un esempio. He speaks about respect for all living beings. Quando parliamo di rispetto verso ogni entità vivente, he explains that respect means to never willfully, intentionally try to cause pain to somebody else. Gli acharya spiegano che rispetto significa il mai provare a creare sofferenza volontariamente ad un'altra entità vivente. E viene citato un verso dello Srimad Bhagavatam. The verse says that the sharp arrows that pierce the chest and go near the heart. E questo esempio, questo verso dice che la freccia affilata, con la punta affilata, che penetra il petto e va direttamente sul cuore, non è così tanto sofferente, non crea così tanta sofferenza come le frecce appuntite delle parole di insulto di una persona materialista, che entrano nel cuore e si alloggiano là. Creano più sofferenza. Quando una persona volontariamente insulta qualcuno. Just like this one story. Proprio come c'è un'altra storia. Posso raccontare una storia di 3 minuti? It's a very good story. È una storia molto bella. It's a good story. È proprio buona, una bella storia. It's a story about a hunter named Megari. È una storia di un cacciatore chiamato Megari. This hunter named Megari was trained from his childhood. Questo cacciatore chiamato Megari era stato allenato dalla sua infanzia to half kill animals. Di uccidere animali. And he used to derive great pleasure by shooting his arrow and watching the animal writhe in pain. E derivava molto piacere nel uccidere gli animali e vedere mentre morivano in grande sofferenza. That's how he was taught to hunt. Questo era come gli è stato insegnato di la caccia. And it became his way of life. E diventò il suo modo di vita, il suo stile di vita. In un certo momento Narada Muni, che è un grande Vaishnava e devoto del Signore, lui può viaggiare in ogni luogo dove vuole. Lui non ha nessuna restrizione, viaggia dove vuole e si mostra nel momento più opportuno, quando vuole. So Narada Muni showed up at this place where Megari had just half killed a rabbit, a boar and a deer. E così Narada Muni apparve proprio in quel momento, mentre Megari aveva appena ucciso un coniglio, un cinghiale e un cervo. And he saw these animals along the path writhing in pain with an arrow. E vide questi animali sulla strada che stavano tremando dalla sofferenza. E Narada Muni provò a capire com'era successo questo. E così, guardandosi intorno, vide dietro un albero un cacciatore con un arco e una freccia. E stava proprio per scoccare una freccia per uccidere un altro animale. Narada Muni decided to approach him. Allora Narada Muni decise di avvicinarsi a lui. And as he approached him, then all the other animals that were nearby ran and fled. E quando si avvicinò Narada Muni, tutti gli altri animali che erano là nella foresta scapparono in tutte le direzioni. Megari the hunter came up and said, "What have you done?" E Megari, che era il cacciatore, uscì fuori e disse: "Cosa hai fatto?" All the animals fled. Tutti gli animali sono scappati, sono fuggiti e adesso non ho nessuno da colpire, da uccidere. Ed era molto disturbato. E Narada Muni si avvicinò a Megari. E gli chiese: "Sei tu il responsabile per questo coniglio, per questo cinghiale
E per questo cervo? Have you done this to them? They're lying there, writhing in pain. Hai fatto tu questo a loro? Sono qua, tremano e agonizzano dal dolore. Hai creato tu questa sofferenza? E gli disse: sì, sono un megario, ho imparato questo da quando sono bambino. E sì, ho imparato questo, come scoccare le frecce, uccidere gli animali e guardarli mentre soffrono. And I was just about to do it to another animal, but because you came along the path, off the path, all the animals fled in fear. E così io so per farlo anche con un altro animale, ma proprio perché sei venuto e hai fatto rumore nella strada, tutti gli altri animali sono scappati via. So Narada Muni said to Mrigari, e così Narada Muni disse a Mrigari: don't you understand, non riesci a capire che quando coscientemente causi sofferenza a altre entità viventi devi essere punito? E gli iniziò a spiegare la natura della legge del karma. And he said, I came to beg something from you. E Narada Muni disse: sono venuto per chiederti qualcosa. And Mrigari was saying, what would you like? I have plenty of animal skins. E Mrigari disse: cosa vuoi? Ho un sacco di pelle di animali. Quale pelle vuoi? And Narada Muni went on and said, no, I have another request. E Narada Muni disse: no, ho un'altra richiesta. After explaining all the intricacies of the law of karma, dopo avergli spiegato tutti i dettagli della legge del karma, he said to Mrigari the hunter, I beg, please don't cause this kind of suffering to the animals anymore. Ti chiedo umilmente, Mrigari, di non causare più sofferenza ad altre entità viventi, a questi animali. You are a hunter. Tu sei un cacciatore. Hunters have to kill animals. I cacciatori devono uccidere animali. If you have to kill animals, kill the animals. Se devi uccidere gli animali, uccidi gli animali. Ma uccidili. Ma ucciderli e guardarli soffrire perché li uccisi. Stai volontariamente causando a questi animali così tanta sofferenza e per questo dovrai soffrire. Don't cause pain to other living beings. Non causare sofferenza ad altre entità viventi. Mrigari iniziò a capire cosa stava dicendo. Capì, sì, non devo causare sofferenza ad altre entità viventi volontariamente. E così, a causa dell'associazione di Narada Muni, iniziò a chiedergli cosa devo fare, allora come devo vivere. Narada Muni disse, la prima cosa che devi fare è prendere. E Narada Muni gli disse: la prima cosa che devi fare è rompere il tuo arco. Rompi il tuo arco e non fare più questa cosa. In ogni caso, questo cacciatore diventa un grande devoto. Così l'esempio della freccia che entra nel cuore. The arrows of insulting words enter the hearts of people and they become lodged there and they cause great pain. La freccia degli insulti entra nel cuore e causa grande sofferenza. Those arrows are even more painful than the arrows which pierce the chest. Queste frecce sono ancora più creano più sofferenza di una freccia vera, reale che entra nel cuore. So therefore as we try to explain that we are not indifferent to others' suffering. Quindi quello che vi voglio spiegare è che noi non siamo indifferenti alla sofferenza degli altri. Vaishnava is never indifferent to somebody suffering. Un Vaishnava non è mai indifferente alla sofferenza di un altro. Characteristic of a Vaishnava is paradukkha-dukkhi. La caratteristica del Vaishnava è che paradukkha-dukkhi. Paradukkha-dukkhi means that he sees others suffering as his own. Paradukkha-dukkhi significa che vede la sofferenza degli altri come la propria. When he sees others suffering, he thinks, what can I do to help them become free from their suffering? Quando vede qualcuno che soffre, pensa: cosa posso fare per aiutare quella persona a uscire fuori dalla sua sofferenza? E molti di noi in realtà soffriamo a causa della dimenticanza della nostra relazione col Supremo.
Per questo dobbiamo provare ad aiutare gli altri a comprendere la loro relazione col Supremo. E per coloro che capiscono e che sperimentano la reciprocazione, la loro relazione, quindi la reciprocazione col Supremo, non si aspettano niente dagli altri. Semplicemente vogliono dare. Per favore, prendi. This is how one actually becomes more and creates more substance in the relationships of this world. Questo è il metodo con cui si può creare più sostanza nelle relazioni in questo mondo. Simply by adding Krishna into our life and into our relationships. Semplicemente aggiungendo Krishna nella nostra vita e nelle nostre relazioni. Srila Prabhupada said that if we have many zeros, they equal zero. Se Srila Prabhupada diceva che se abbiamo tanti zeri, sono zero. No matter how many zeros you have, when you add them up, there's zero. Non importa quanti zeri avete, quando li sommate sono sempre zero. But when you put one in front of all the zero, ma quando mettete uno davanti a tutti gli altri zeri, the more zeros you have, più zeri avete, the more substance you have, più sostanza avete. Every zero becomes very meaningful by putting one in front. Ogni zero prende il suo significato mettendo l'uno davanti. Così ogni relazione in questo mondo ha sostanza quando mettiamo Krishna davanti. Questo è come creare, costruire fede nelle relazioni. E questo è quello che Srila Prabhupada è venuto a darci. Grazie a Srila Prabhupada abbiamo avuto l'opportunità di vedere per noi stessi. Vedendo lui abbiamo potuto vedere che era una persona che non voleva niente per se stesso. Questa è una persona che non ha, che ha zero egoismo. Vuole solo dare. Vuole solo una cosa. C'è bastato solo uno. Guarda quel Vaishnava che è in questo mondo. Basta semplicemente avere l'esperienza di un puro Vaishnava. Guardate cosa questo puro Vaishnava ha fatto nel mondo. Questo è il dono che è venuto a darci. E per coloro di noi che sono fortunati, ci ha chiesto di prendere e di condividere con gli altri. Tutti hanno un'opportunità. Nessuno è escluso. Tutti quanti hanno l'opportunità di prendere quello che è venuto a dare e condividerlo con gli altri. Garantito. Sarai felice? Farai gli altri felici? E le vostre relazioni saranno con un maggiore significato. Grazie. Passate le segni che vi sono.